Bentrovati signori, benvenuti dentro la città, siamo in diretta, sono le 13:03, vi do il benvenuto. Oggi argomenti uno nazionale e uno no, si parla prima di spending review perché pare che i ministeri dalle parti di Roma dicano guarda i tagli va bene però non troppi, abbiamo già dato e quindi non vogliono ulteriori tagli e la cosa pubblica rischia di restare grossa, pachidermica come adesso, mentre dalle parti di Milano scopriremo che il comune vuole dare 8.000 euro alle famiglie Rom e cercheremo di capire perché, come, con quali criteri, da dove gli è venuta questa idea. Ne parliamo con Giancarlo Pagliarini, benvenuto, grazie di essere qui, ministro, ex ministro del bilancio, grazie di essere qui con noi, Matteo Prenci, per responsabile invece degli enti locali del PRC e Diana De Marchi dal consiglio provinciale di Milano per il PD in blu. Come sta bene in blu? Oh, grazie. Ecco, vedi? È un verde blu. È verde, no, appunto. No, è perché vede che... È che non ci si può vestire di verde, qua, ma non lo sapevo. Ma non lo dica che la televisione ha i suoi trucchi, se no dopo che ci stiamo a fare qua. Signori, allora, la questione della spending review riguarda le famiglie in realtà, tutti quanti, perché tutti tendono un po' a tirare la cinghia, però quando si parla di Stato, guarda un po', c'è sempre qualcuno che punta i piedi e rimanda le questioni agli enti locali, magari ai comuni, magari alle regioni, ma quanta è la spesa complessiva dello Stato, c'è sempre qualcuno che frena. In questo caso sono gli stessi ministeri che dicono, sapete cosa, non ci va che ancora andate a toccare le nostre tasse, le nostre spese, ma l'Italia spende troppo o no? Ma io quando ero ministro mi chiamavano Tagliarini, quindi... cioè, ma il problema è solo per un rispetto alle generazioni future. Io infatti stavo dimenticandomi di venire qui perché avevo appena letto un articolo dove si diceva ogni bimbo che nasce in Italia ha un debito di 33.000 euro, che sarebbe 2.000 miliardi di euro diviso 60 milioni. Il mio punto era magari, perché il debito pubblico vero è di 93.000 euro a testa, perché si dimentica il valore attuale attualizzato del debito pensionistico. Se uno ha lavorato tutta la vita, ha versato i contributi sociali tutta la vita, finché campa incassa la pensione, no? Quindi lui ha un credito. Ma il debito non c'è da nessuna parte, il valore attualizzato, l'ha scritto il 24 ore 4 mesi fa, ma ha ripreso una teoria mia e del povero Modigliani, quello è debito a tutti gli effetti, è debito, non ci sono santi. Se tuo figlio domani mattina comincia a lavorare, versa i contributi sociali, crede di versarli per la sua pensione, ma non è vero, con quei soldi si paga la pensione e quelli sono in pensione, no? Quindi ogni bimbo che nasce ha più di 93.000 euro di debito. Quindi star qui a dire gna gna gna, bisogna rendersi conto che tra un po' salta tutto, ma salta tutto davvero. Ecco, tutto qua, dopodiché, per carità, fate quello e che volete. Questa però... cura dimagrante, quali effetti potrebbe portare o quando diventa efficace, secondo lei? Perché così sembra che davvero facciano un po' di melina. È melina strutturale, attenzione, perché lo spending review si fa su una piccola parte della spesa pubblica. La verità è che io, se volete, Tagliarini non è a favore dei tagli, ma è a favore di una maggiore crescita. Però qui non ci si rende conto che un marziano o un cinese vogliono investire in Europa, vanno dappertutto ma non vengono in Italia. Questo è il problema, ragioniamo di questo. Perché non vengono a investire qua? È vero, certo. Questo è il problema, signor, no? Invece se si parla gna gna gna... Avete visto che tra le tante novità che dovrebbero essere messe in campo si parla di 100.000 lavoratori in meno, ma nel reparto del pubblico, andando a tagliare un dirigente ogni 5, un taglio delle auto blu, tutte queste cose che fanno tanto chiacchierare sui giornali, non c'è dubbio, e anche sono comprensibili, no? Sono belle in stampatello, ma che in pratica rischiano di essere davvero solo una regalia all'opinione pubblica, ma poco altro, perché poi si va sempre a pescare negli enti pubblici, negli enti locali, no? Negli enti piccoli. Ma sicuramente gli enti locali, con una battuta, hanno già dato, si potrebbe dire, però di fondo la questione che mi pare venga al pettine è questo moloch del debito pubblico come elemento per cui tutto è consentito. Io mi domando che cosa fanno gli americani, che hanno un debito pubblico molto più alto del nostro, oppure i giapponesi, che hanno un debito pubblico ancora più alto. Il debito pubblico è assunto a ideologia, per cui per il debito pubblico si fa di tutto. Tra poco toglieranno le pensioni perché lo Stato italiano non riesce a pagare il debito pubblico. Allora,
un conto è fare un ragionamento di razionalità, di razionalizzazione di tutto quello che può essere la spesa pubblica. Un altro paio di maniche è farne una questione ideologica, perché di ideologia in ideologia arriviamo al livello per cui tutto è consentito. Vero. E questo Stato non ha controllo, perché il Parlamento è inesistente, l'opposizione non c'è, non è un Parlamento eletto, il governo quantomeno, il Parlamento è eletto, il governo non è stato nominato perché non ci sono state elezioni, e c'è questa situazione per cui io penso che si stia facendo solamente manfrina e ideologia, perché nei fatti quello che si può tagliare è poco. Che ci sono enti pubblici, intanto voi potete chiamare in diretta, lo sapete, il numero resta in sovraimpressione, chiamata gratuita, centralino, aperto ovviamente a tutti. Ci sono enti pubblici che hanno dei buoni pasto che sono sopra i 7 euro, si arriva fino a 12 euro di buono pasto. Quindi che mangi con 12 euro? Altro che il pasto, ci fai la cena se non più. No, e adesso... Non è stato a Milano. Esatto, vabbè, dipende da dove vai a mangiare. Pasto, buono pasto, però deve avere un senso, perché sennò diventa un'altra roba. Nella discussione della spending review si vorrebbe mettere il tetto massimo dei buoni pasto a 7 euro, che va benissimo, se non che la sensazione è davvero di stare sul baratro e attaccarsi con uno spago sottile, un capello, no? E star lì a giocare con quello. Sì. O sbaglio? No, sicuramente questa è la sensazione, ma io credo che questo paese, l'abbiamo detto tante volte, fosse sul baratro già da un po', quindi sono tutti tentativi, capisco la difficoltà di ragionare su dove tagliare, ma anche la situazione ci impone di sistemare qualche cosa. Insomma, io vedo nella scuola, anche noi abbiamo subito, io nella vita faccio l'insegnante, dei tagli spaventosi che hanno danneggiato sicuramente la formazione e il modo di lavorare nella scuola. Però degli sprechi c'erano, quindi io quello che pretenderei in questa situazione così difficile è, dovendo tagliare, di ragionare su come tagliare affinché non si vada a danneggiare quando tagli, perché cercare di capire quali sono davvero gli sprechi. Noi ci troveremo adesso in situazioni nella scuola spaventose dove invece ci tagliano personale essenziale al buon funzionamento della scuola, quindi mi chiedo se davvero si sta ragionando per il bene e per la crescita di questo paese, perché se tu tagli nella scuola blocchi la formazione, e la formazione è l'elemento principale per una crescita e per un'innovazione. Attilio Fontana è il sindaco di Varese, oltre che presidente dell'ANCI, più volte si è battuto per cercare di mantenere, insomma, i diritti degli enti locali, i comuni in particolare. Oggi ha rilasciato al nostro Massimo Scarinzi una dichiarazione. Via. Questa mattina il Presidente del Consiglio verrà a presentare anche all'ANCI la cosiddetta spending review, che poi rischia di essere non una vera spending review intesa nel senso tecnico del termine, ma un ulteriore taglio a carico dei comuni. Se quelli che sono i rumors che si ascoltano in queste ore dovessero rispondere a verità, e cioè che ci sarebbe un ulteriore taglio di 1 miliardo a carico degli enti locali, credo che il fronte comune diventerebbe ancora più solido e più forte, perché vorrebbe dire o metterci nella impossibilità di far fronte ai nostri servizi, o ci dovrebbe mettere nelle condizioni di ulteriormente aggravare le tasse, quindi l'IMU, a carico dei nostri cittadini. E credo che nessuna delle due ipotesi sia accettabile. È arrivato Marco Osnato, al quale do il benvenuto, consigliere comunale a Milano per il PDL. Osnato, ha sentito quanto ha detto Fontana, che dice il fronte comune sarà ancora più solido. Ma di che non gliene è passata una delle richieste degli enti locali, dell'ANCI? Niente, zero, hanno tagliato il più possibile. No, effettivamente io credo che innanzitutto bisogna anche ripensare alla rappresentatività di queste associazioni dei comuni, nel senso, è giusto che ci sia, è giusto che quindi i comuni abbiano un loro organo di consultazione presso il governo centrale o presso le regioni, che appunto poi determinano anche scelte che si inseriscono poi nei bilanci nelle altre realtà dei comuni. Però evidentemente fino adesso, a me da osservatore di un consiglio comunale come quello di Milano abbastanza importante, è sembrato che fosse sempre usato da una parte e dall'altra, onestamente, come leva politica
per rivendicare contro un governo nemico o a favore di un governo amico, a seconda delle condizioni. Io credo che bisogna incominciare invece che i comuni che incomincino, ripeto, a usare l'ANCI come un vero sindacato dei comuni, cioè come un sindacato del territorio, come un sindacato che porti avanti delle richieste che possano come dire, togliere i comuni da questi vincoli che lo Stato troppo spesso gli dà e troppo spesso senza motivo, o magari col motivo di non voler fare lo Stato quei tagli che poi chiede ai comuni. Allora, se qui stiamo parlando di spending review, io credo infatti che... il punto è quello, cioè i ministeri dicono non vogliamo altri tagli, Pagliarini, ma possono farlo? Cioè possono dire no, guardate, abbiamo già dato, ma in base a che cosa hanno già dato? Perché poi si va a leggere e si scopre che, per esempio, nei ministeri sono tanti sprechi o spese che si potrebbero rivedere, altrettanto la spesa regionale, per esempio, non è equamente ripartita. Allora lì sì che bisogna lavorare. Perché dire no, basta, non facciamo più niente? No, quello dei ministeri non sta né in cielo né in terra, perché il governo è lì, sono loro che fanno le leggi, quindi non esiste in natura. È certo che il Bonmonti ha messo dei burocrati a fare i ministri, quindi è chiaro che... Perché purtroppo nel pubblico, a tutti i livelli, comuni, provincia e regione, è una questione di potere, no? Uno che ha il suo budget se lo difende, anche le sue conoscenze, anche i suoi database. Non dimentichiamo che il fisco non dava i suoi elenchi all'Inps, in modo che non si potevano fare gli incroci. Cioè, è una tragedia. Però, per tornare al punto di prima, a me spiace moltissimo che si dica che il debito pubblico è un'ideologia. Non è un'ideologia, sono soldi che noi stiamo trasferendo ai nostri figli, quindi è l'egoismo a tutte lettere, è egoismo, ma non è ideologia. Il problema è la crescita. Il problema è la crescita, ecco. Certo. Ma allora, per tornare al discorso... Ora è un'ideologia perché non si sta facendo nessun discorso sulla crescita. Per crescere bisogna essere più efficienti. L'efficienza ce l'hai quando hai concorrenza. Per avere concorrenza e fare una riforma federale, in modo che ci sia concorrenza tra le regioni. In Svizzera i cantoni si fanno concorrenza fiscale. Cioè il cantone di Zug diceva venite qui imprese, investite, vi faccio pagare meno tasse che lì. Cioè concorrenza a tutti i livelli, da la noi concorrenza genera efficienza. Lontanamente, cioè, noi adesso abbiamo regioni assolutamente zoppe nel modo in cui fanno finanza e altre che pagano per no, gli ma altri, il problema giusto? È proprio culturale, lui dice giustamente con la situazione di oggi i comuni devono fare un sindacato ai comuni. In un paese federalista non comanda lo Stato, comandano gli enti locali. Allora, capisci, è diverso. Sarebbe lo Stato che dite mandatemi più soldi. Cioè la domanda, se volete, è di chi sono le tasse? Secondo Isaia Sales, consulente economico di Bassolino, è irrilevante che si paga le tasse perché le tasse sono dello Stato che distribuisce. È un approccio, per carità, rispettabile, ma secondo me invece le tasse sono del territorio ed è il territorio che dà i soldi al centro per la solidarietà, però... È il territorio ma che quindi decide, quindi vent'anni di Lega Nord e tutto quanto non hanno lasciato niente, perché adesso si torna a fare il contrario. Guardi l'Imu aveva un senso territoriale, invece è stato peggio, naturale. Peggio, non è che ha fatto niente, ha fatto di peggio, perché ha distrutto il concetto di federalismo. Il federalismo non sono 2 o 3 euro in più, il federalismo è una cultura, rispetto del diverso, passi indietro per capire come la pensano gli altri. Posso dire una cosa, un secondo solo per andare, poi dopo lascio subito la parola. Per esempio, un tentativo di concorrenza fiscale, noi consiglieri comunali, in questo caso di opposizione, ma poi abbiamo trovato l'accordo anche della maggioranza, l'abbiamo fatto, per esempio, nella delibera IMU, che per noi è stato un bagno di sangue, tutto quanto, però abbiamo trovato la condivisione sul fatto che per lo start-up delle aziende giovani l'IMU fosse abbassata di un paio di punti percentuali, insomma. Quindi quello è un principio che può far, magari, far partire la scintilla per far poi prendere un po' di iniziativa agli enti locali. Insomma, se io sono un giovane e voglio stare a Milano e incominciare un'iniziativa, so che magari pago l'IMU meno che a Bustarsizia, adesso dico una sciocchezza. Insomma. Devo mandare la pubblicità, poi sentiamo anche chi c'è in linea. Le prime telefonate stanno arrivando, ci vediamo tra 2 minuti. Una telefonata in diretta, pronto chi parla? Buongiorno dottor Fumagalli. Buongiorno. Nicola da Milano. Nicola, una garanzia, prego Nicola. Sì, sì, ma io ho sentito il saggio Paglia, che sono parole sante quello che ha detto all'inizio, che così non si può andare avanti perché prima o poi succede qualcosa. Io le faccio un esempio. Io sono andato in pensione nel 2003. Con 1.032 euro al mese di pensione, dopo 9 anni, sai quanto prendo? 1.098 euro.
da 32 a 98, in 9 anni mi hanno dato 60 euro di aumento, che sono già troppi solo. Però uno, un giorno, è andato in Parlamento, si è fatto fare la foto, ha firmato il foglio, al contribuente gli costa 3.000 euro al mese. 3.000! Neanche un giorno ha fatto in Parlamento. È andato lì, si è fatto fare la foto, ha firmato il foglio, se n'è andato, non è più andato in Parlamento, adesso prende il vitalizio di 3.000 euro e passa al mese. Ha ragione, pensate. Nicola, lei va a pescare dalle parti delle pensioni d'oro o di quegli sprechi che darebbe fastidio a qualcuno venissero eliminati, ma che invece sono quegli sprechi a tutti gli effetti, che poi corrispondano a Tizio o a Caio, sempre sprechi sono. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buonasera. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, mi scusi, sono Luca di Monza. Luca, forza! Niente, io volevo riportare un'esperienza. Io lavoravo per una multinazionale francese, sì, che ha avuto questa crisi mondiale, diciamo. Mm. Che cosa ha fatto? Ha lasciato a casa gli operai italiani per riportare la produzione in Francia. Invece in Italia succede l'incontrario. La Fiat forse è passato senza neanche come una grande notizia, ma la Fiat in questi ultimi giorni ha aperto un'azienda in Cina, per cui sì, molto probabilmente è già pronta per lasciare a casa gli operai qua in Italia. Io non riesco a capire come mai le multinazionali straniere, quando ci sono le crisi, lasciano a casa gli operai italiani per riportare la produzione nel loro paese, invece in Italia succede l'incontrario. A furia di fare tagli, ce lo chiede l'Europa, io non so se questa Europa vale la pena di essere vissuta, perché non è questa grande innovazione. No, vero che non ci sono tutele. Abbiamo grandi speranze, perché ci sono da fare. Oltre a questo, ci siamo stati condannati. Pronto? Sì, la sento, siamo, no, dico. Stati condannati per oltre 10 anni di recessione con queste manovre. Vero che non ci sono tutele forti, no, per le aziende che dicono localizzo lì, ma poi ci devi stare per un certo periodo. Sentiamo un'altra di telefonata, dai, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, mi chiamo Dario, saluto i vostri ospiti. Benvenuto, prego. Grazie. I ministeri lì non vogliono altri tagli. Io posso fare una domanda a Pagliarini, che conosco bene, perché ci siamo parlati alla festa di Lainar e quant'altro. Vai. Innanzitutto, perché mai è uscito dalla Lega? Poi ma lei mi va indietro nel tempo, eh. E poi qual è il paese civile che ha un presidente di Equitalia che guadagna 3 volte il presidente degli Stati Uniti? Cioè, io mi domando, il presidente degli Stati Uniti ufficialmente guadagna $250.000, Befera guadagna 600.000 euro all'anno. Cioè, ma queste cose qui sono pazzesche. Cioè, io faccio un ragionamento semplice, se mi permette il conduttore. Cioè, una famiglia che riesce a mettere via 20.000 euro all'anno, vuol dire che è già una famiglia agiata. Sono tanti, risparmia, certo. 20.000 euro all'anno. Per fare 600.000 euro ci vogliono 30 anni. Ma queste cose qui, cioè io mi domando, questa sinistra che abbiamo qui che cosa fa? Cioè, allora, grazie della telefonata, ne ho prese un po' perché così abbiamo sentito gli umori di tutti. Vero anche quanto dice, le contraddizioni alle volte sono mastodontiche. È andato a pescare in Equitalia, ma quanti enti, sottoenti e paraenti sono? Penso che sia arrivato anche il momento di dire che non è che ci si può sempre stare a ragionamenti di questo tipo. Ci sarà un motivo, c'è qualcuno che decide perché le cose rimangano così, sì o no? O è la sorte? È la casta. C'è un governo centrale sostenuto dal Partito Democratico, dal PDL e dall'UDC che sta facendo delle scelte. Non vuole fare la patrimoniale. Sapete, mi rivolgo ai telespettatori, in Francia, sapete come salvano le pensioni? Hanno deciso di tassare 1.500 cittadini, in Italia saranno circa 2.000, che sono i multimilionari di quel paese, tassando oltre il milione di euro, il 75% oltre il milione di euro che loro guadagnano, si salvano le pensioni. Perché non si vuole fare in Italia? Non si fa?
Perché si arriva a 67 anni di pensione? Questo è un buon punto. Bisogna capire però queste persone super ricchi saranno super ricchi privati, avranno l'azienda, avranno 10 aziende. Certo, ma non si vuole fare la patrimoniale. Diverso è il super ricco della cosa pubblica. Non si vuole però non si vuole fare la patrimoniale. Non si vogliono toccare le pensioni d'oro. Non si vogliono difendere le aziende che magari anche i territori e i comuni hanno dato delle agevolazioni per costruire le fabbriche e ora delocalizzano. In Germania questa cosa non avviene. Quando un ente dà un beneficio a un'azienda che viene installata in un territorio, se se ne va deve ripagare. In Italia no, vengono, fanno, distruggono, se ne vanno e lasciano a casa migliaia di persone. Ha perfettamente ragione. Io sulla patrimoniale, noi abbiamo cercato di dirlo in tutti i modi che era necessaria e si è fatto un tentativo serio perché venisse accettata, non è andata così. Io mi auguro che comunque quello sia l'orientamento, perché quella è una necessità, cioè non si può tagliare a chi ha meno, bisogna tagliare a chi ha di più. Però il tema è di tutti questi enti di vari livelli che invece andrebbero lì sì controllati, monitorati ed eliminati laddove non servono, perché anche noi come provincia in effetti tante delle nostre competenze poi sono finite ad altri enti di livelli diversi e quindi si crea confusione sia sulle competenze che poi sui costi, e quindi questo è un problema serissimo secondo me da affrontare nella parte pubblica. E poi la differenza di remunerazione è veramente imbarazzante, cioè questo intanto un sistema che sia trasparente e che quindi spieghi anche chi guadagna quanto e come utilizza quei soldi, e questa è la prima richiesta di tutto il paese e penso che questa vada assolutamente ascoltata. E poi anche un livello diverso di differenze, perché è inaccettabile in un momento in cui appunto tagliano le pensioni, la gente fatica a sentire oggi arriva la 25 del mese e non ce la fanno più. Sono anche d'accordo, quelli che ma ribadisco bene. C'è una bella differenza tra il ricco perché è ricco e va bene, perché è stato bravo, perché è stato sveglio, e il ricco che fa parte della cosa pubblica, che vuol dire il presidente di, il dirigente di, il magistrato di, quella è un'altra cosa, e quello lo Stato potrebbe intervenire subito. Ti rendi conto che ormai è illogico, non ha più senso logico. Il presidente, l'amministratore delegato della Fiat guadagna 400 volte un suo dipendente. Sta diventando, il sistema sta implodendo, e figuriamoci all'interno degli apparati pubblici, che ovviamente se è logico che uno guadagni 400 volte il suo dipendente, e anche negli enti pubblici è così. Non deve succedere a tutte le parti. Io credo che minimo un livello di sacrifici ai cittadini con l'aumento dell'imposizione fiscale, poi bisogna ovviamente essere i primi a vedere se questi sacrifici sono compensati da altrettanti tagli laddove ci sono degli sprechi o dove ci sono delle spese superflue. Allora, io faccio sempre l'esempio della realtà che vivo. Noi siamo in Comune di Milano. In Comune di Milano hanno appena approvato un bilancio che prevede 215 nuovi milioni di tasse. Non poco. Giustificati o meno, però ci è stato spiegato dall'assessore al bilancio, poveri, ricchi, tutti. Però al contempo ci sono 310 milioni di spesa corrente in più rispetto all'ultimo bilancio. Allora io questo dico, se un governo, che sia locale o che sia nazionale, ti chiede dei sacrifici, deve essere altrettanto capace di fare i sacrifici al suo interno. Quindi io credo che quando leggiamo i ministeri non vogliono altri tagli, è sbagliato. Quando sento un segretario importante come Bersani che dice non vogliamo tagli al sociale, ma è chiaro che i tagli non devono essere sociali, ma ci sono anche all'interno dello Stato sociale, ci sono degli sprechi da tagliare. Assolutamente. Certo. Telefonata, pronto? Pronto, chi c'è in linea? C'è la telefonata, non sia timido, pronto? Pronto? Eccolo, tocca a lei. Sono Carlo da Brescia. Benvenuto da Brescia, prego. Bisogna vedere lì però gli stipendi, il lordo, il netto, perché non... 600.000 lordi vuol dire sono 300 netti. Sì, più o meno. Obama se sono 200 netti o lordi. Sì. Poi volevo dire al signor PDL, voi che dovevate essere il partito liberista di massa, cosa avete fatto per tagliare gli sprechi dei pubblici? Non avete fatto niente? È perché vi servivano i voti per tenere su Berlusconi, per risolvere i suoi problemi, ma di liberista non avete fatto niente. Grazie a lei,
se la prende col PDL, vero, cioè è evidente, tutti i partiti sono stati al governo fino all'altro giorno e anche quelli sono che ci sono adesso non possono dire non lo sapevamo, ma guarda un po', ma che sorpresa. È evidente che se il PDL nella sua esperienza di governo avesse fatto tutto perfettamente non saremmo in questa situazione. Credo che sia ingeneroso ritenere che gli sprechi nella pubblica amministrazione siano causati dal PDL e da Berlusconi. Dovevamo fare di più, abbiamo sbagliato evidentemente, però dico, il PDL è lo stesso PDL che magari in altre realtà locali o regionali governa con un magari costo della pubblica amministrazione molto minore rispetto a altre regioni amministrate da altri. Voglio dire, quindi, quando si giudica il PDL ed è giusto che il PDL venga giudicato, vada giudicato nella sua complessità, insomma. Beh, insomma, diciamo che passi indietro nella spesa pubblica non ce ne sono mai stati, o sbaglio? Nel senso che anzi, purtroppo, grazie all'euro i tassi di interesse erano diminuiti moltissimo. Per dirvi, il debito pubblico al 31 dicembre 2009 era il triplo di quello che c'era il 1 gennaio 1990. Ma abbiamo pagato nel 2000 meno interessi. Perché con l'euro abbiamo solo che questo risparmio enorme l'abbiamo speso, non abbiamo ridotto il debito pubblico. E questo, ahimè, il grazie va dato a tutti, non è che destra, sinistra, uno erano tutti lì a comandare e tutti hanno detto, ma che bello, paghiamo meno interessi passivi, aumentiamo le spese. Questa qui è la tragedia. Pubblicità, poi torniamo in diretta tra due minuti. Di nuovo in diretta, i ministeri non vogliono tagliare, ma qualcosa si taglierà e si parla di province, i tribunalini cosiddetti, forse un po' le spese per la difesa, forse un po' si cerca di mettere in pari le spese così che la famosa siringa comprata a Milano, a Roma o a Barletta costi uguale, però insomma ci sono dei buchi pazzeschi. Beh, sarebbe un grande risparmio, sarebbe però centralizzare. È vero che dovrebbe costare uguale quella, ma altrettanto lo stipendio dovrebbe essere messo in relazione, perché se no siamo alle solite. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, tocca a lei. Buongiorno, Emanuele da Cardano al Campo. Benvenuto. Io volevo portare, buongiorno a tutti i vostri ospiti, volevo portare la testimonianza diretta di un quarantenne che sono io il sottoscritto, che dal 1° di aprile si trova in cassa integrazione, dipendente di una compagnia aerea, sito in Linate, non voglio dire il nome, che è saltata praticamente in questi giorni. Stiamo parlando di 40 dipendenti, tutti in cassa integrazione straordinaria, richiesta fatta dalla regione al palazzo che si interessa di queste cose a Roma, cassa integrazione approvata, nessun problema, e quindi noi adesso a breve andremo a percepire il sussidio. Visto che in questi giorni si parla appunto di esodati, di cassa integrati, di soldi che non si capiscono se ci sono o non ci sono, io mi domandavo se qualcuno dei politici presenti si è mai chiesto quali responsabilità ci sono da parte di questi super manager edotti di aeronautica, di scienze infuse di aeronautica, che vanno facendo investimenti con soldi che vengono dalle banche e che poi producono questi risultati. Perché la crisi è vero che c'entra, è in parte sicuramente responsabile, ma molto di questa responsabilità, di questi disastri nell'ambito di compagnie e settori che operano nei servizi come il nostro, derivano proprio dalla inadeguatezza di queste persone che continuano ad avere carta blu, cioè carta bianca, scusate. Sono perfettamente d'accordo. Sono d'accordo con lei, guardi. Finisco diciamo il mio teorema. Sì. Se io con tanta facilità si dà l'autorizzazione al Ministero di dare la cassa integrazione, ci sarà qualche commissione tecnica che ha pure dice benissimo, io do i soldi per questi dipendenti, e chi si prende la responsabilità? Dove andiamo a prendere la colpa è chiaro, c'è chi ha sbagliato. Lo Stato paga, ma si accerti che qualcuno abbia sbagliato, gli sia capitata una tragedia o qualcosa, altrimenti no, è giusto questo ragionamento, cioè il piccolo alla fine concorre alla maledizione di tutti. Lui ha ragione, però anche qui, sulla storia della crisi, vediamo di capirci.
l'Italia, il nostro paese, era in crisi molto da prima che cominciasse questa crisi. Certo. È almeno 20 anni che quando guardiamo le classifiche di competitività, libertà economica, noi siamo costantemente o gli ultimi o i penultimi. Quindi il sistema paese Italia culturalmente non c'è, questo è il punto. Cioè è in crisi, parlava di aeroporti, Gerona è un piccolo cittadino a 80 km da Barcellona, l'aeroporto di Gerona si triplica ogni anno che passa. Non so, la Dell che fa i computer nel Texas doveva investire in Europa, è andata a Montpellier, non è venuta in Sicilia o a Milano, e ci sono migliaia e migliaia di persone che sono anche italiani che sono andati a lavorare a Montpellier. Cioè il sistema paese non funziona, e io la colpa la do al 100% alla casta, a nome e cognome, sono i partiti politici. Un signore prima ha chiesto, dove sono andato via dalla Lega. La Lega, finché non era un partito, cercava di mettere lì gente che non ha mai fatto politica in vita sua, come fa Grillo adesso, che cercavamo di cambiare la cultura del sistema. Ecco, poi sono arrivati quelli che per campare fanno politica, la Lega è diventata un partito come gli altri, e allora questa ho detto tanti auguri. Questa nuova Lega rivisitata, la nuova Lega rivisitata, piace a Pagliarini? Secondo me no, cioè piace. Cioè Bassetti ha detto serve un partito del nord, che non è che mi piaccia molto, però certamente purtroppo non è la Lega. Io mi chiedeva perché sono andato via dalla Lega. Avevo detto in giro, ragazzi, ho visto il bilancio della Lega, 2005, avevamo 9 milioni di euro in cassa, banca, conti correnti. Ho detto un po' a tutti, ma ragazzi, una delle due, o il bilancio è falso o noi siamo scemi, perché abbiamo lì 9 milioni di euro e nelle sezioni non hai soldi per comprare la carta per le fotocopie, no? Quindi ho rotto un po' le scatole e quindi sono andato via, perché mi hanno fatto capire che era meglio me andassi via. Ma il problema per me è proprio il sistema dei partiti. Perché? Vi spiego. In Svizzera, dentro al governo, tu hai maggioranza e opposizione assieme, che si rispettano e che lavorano per i cittadini. In Italia i partiti si fanno guerra politica perché vogliono comandare loro. Non c'è il concetto di servire la gente. I partiti non sono tutti uguali. Secondo, il nostro paese ha già avuto qualcuno che ha abolito i partiti, abbiamo visto come siamo finiti, si chiamava Mussolini. Quindi i partiti sono tutti uguali, però tutti hanno governato. La democrazia, mettiamola così. È un sistema imperfetto come la democrazia, ma dipende i partiti perché. Ma ci sono anche in Svizzera i partiti, sono in Italia che non mi piacciono. Allora il problema è l'oligarchia che questi partiti hanno generato. Negli ultimi 20 anni siamo stati governati da un signor miliardario che ha fatto i fatti suoi nel paese e ha creato i partiti ad immagine e somiglianza. Chi è che ha deciso che sul logo di un partito ci deve essere il nome di una persona? Perché adesso i magistrati stanno andando a controllare come venivano fatte le campagne elettorali? Chi le pagava queste campagne elettorali con milioni spesi nelle gigantografie? Però, mi perdoni, sono stati al governo. Cadevano così o forse qualcuno le finanziava? Il PD di campagna elettorale ha speso solo 18 milioni, però di rimborso ne hanno incassati 180. Hanno detto no, non li vogliamo. Sono uguali, sono la stessa roba. Ci sono partiti che hanno uno statuto, che hanno dei bilanci certificati. Cioè ci sono, ma anche da noi, migliorati, perché il PD poi esiste da 4 anni, adesso obiettivamente non è che abbia una storia così lunga, sappiamo da dove arriva, ma la sua storia è quella, e comunque si è data uno statuto, si è data delle regole etiche in particolare. Io credo che i partiti prima di tutto dovrebbero fare questo, cioè tutti i partiti dovrebbero avere una regolamentazione che sia la stessa per tutti. Perché ma se ci sono partiti che sono nati dal notaio, ma non hanno mai fatto un congresso, non sanno, e non solo partiti, cioè, di destra, partiti fondati da un notaio, un'azienda privata. Voi dite, e poi voi dite non tutti i partiti sono uguali, però partiamo da un'altra considerazione. Tutti i partiti sono attuali e anche passati, sono stati al governo del paese. Non ce n'è stato uno che non è mai stato al governo, quindi o di riffa o di raffa si può dire che hanno avuto la chance di cambiare le cose, ma in qualche modo non l'hanno utilizzata. Non si è voluto cambiare. Per esempio, guarda, lo guardavo proprio venendo qua, il 14 aprile 1997, Prodi, seguendo dei miei consigli, è andato dall'ambasciatore cileno per vedere come funzionano le pensioni a capitalizzazione in Cile, però poi non ha fatto mica niente, ecco, mentre l'idea di trasferire magari nel giro di una generazione il sistema pensionistico, cioè la casta che blocca tutto, cioè, Snato è d'accordo, capisce? Non è... Ma, guardi, oggi o ieri, non adesso non ricordo, abbiamo letto sui giornali il CT della Nazionale che diceva che ieri è un paese... Beh, ha perso, poveraccio, devo dire qualcosa. Ha perso, vabbè, ma... Non è un paese
paese per giovani, si potrebbe sì, è un paese per giovani, questo è, lo continuo io a dire. Dico che ormai mi sento vecchio io in questo paese, per cui vuol dire, probabilmente questa la, i partiti non gliene frega più a nessuno, niente dei partiti, ha ragione o ha torto, poi sarebbe la prima via. Il problema è smetterà di parlare di rinnovamento e fare rinnovamento. Come si fa? Boh. Non lo so, perché se no, se lo sapessi, probabilmente a quest'ora sarei da qualche parte. Dandosi delle regole. Esatto, la prima un mandato per ognuno che va in Parlamento. Io non so se è darsi delle regole. Sono parlamentare da 40 anni. Guardi, io sto parlando del rinnovamento, al di là della politica, il rinnovamento generale. Quindi forse, a prescindere dalla politica, il rinnovamento può essere anche togliendo troppe regole che ci sono. Sì. Alcune vanno tolte, dipende sicuramente. Di che cosa si parla, quindi la ricetta universale non c'è. Probabilmente, cioè, la regola la guerra tra voi partiti non potrà mai esistere. Bisogna che finalmente qualcuno incominci, non dico a fare i passi indietro sarebbe troppo, ma incominci a prevedere che qualcuno possa fare un passo avanti, insomma, non mettere sempre le barriere. Ecco. Proviamo a sentire che ne pensa il telespettatore che chiama in diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, io sono Michele di Bergamo. Benvenuto. Bergamo Libera. Io volevo dire una cosa. Prima cosa, saluto a tutti. Sì. Seconda cosa, che l'esempio dovrebbe venire dal primo cittadino italiano. Cioè, il Presidente della Repubblica cosa fa per prendere tanti soldi così? Beh, insomma. Cioè il costo del Quirinale, lei dice, il costo della macchina che sta intorno, è vero? Sì, questo è vero. No, cosa fa per prendere tanti soldi così? Primo. Secondo, il finanziamento ai partiti devono tutti quanti lasciarli via. Nessuno deve prendere neanche una lira. Anche il PD, che è lì che stanno parlando, lì, che loro, anche loro devono rinunciare a tutti i soldi, perché sono tutti uguali. E non è che loro dicono che loro sono così, fanno i congressi, mica congressi, dovete finirla, voi dovete. Beh, però, è chiarissimo. L'alternativa qual è? Mi può dire qual è l'alternativa? No, l'alternativa niente. L'anarchia, l'uomo solo al comando, vero? Allora, arrangiate anche voi l'uomo solo al comando, abbiamo già capito. Non intendeva questo, io credo intendesse solo che no, i partiti stufi, non devono ricevere demagogia per far i soldi ai terremotati che i partiti hanno detto ce ne tagliamo un pezzo, poi mancava ancora il decreto legge due giorni fa, sono poi arrivati o no? Perché si è fatto grandi battere. Questo è gravissimo, se non arrivano chiedetela chi è in Parlamento, noi non ci siamo in Parlamento. Io però ho rovinato. Volevo sentire il PD su questo, allora, è stato io, preso in campo. Quello che dicevo prima sul congresso, che appunto il signore diceva cosa significa, sono tutti uguali, invece è un momento di democrazia proprio anche per provare a lavorare su quel rinnovamento di cui si parlava e che senz'altro è necessario, ma se tu decidi da solo che cosa succede del tuo partito è difficile che modifichi all'interno. Il congresso serve proprio quello, a discutere, a trovare modalità diverse e innovative in base alle esigenze del Paese. Sui finanziamenti io sono d'accordissimo che vadano modificati, ma è stata anche votata una legge in questo senso, quindi purtroppo forse non ancora abbastanza incisiva, ma era in ogni caso il 50%, e quindi mi sembra già un buon risultato per il momento. Dopodiché questo è un governo appunto ancora fatto di persone che già c'erano prima, che non sono state cambiate, che quindi cercano di accordarsi, e questo è l'accordo migliore che hanno trovato. Io credo che oltre al finanziamento, che comunque è una scelta ma che può essere invece importante se vuoi una struttura di partito, e questa è una decisione che va presa e capire come ragionare, sia importante sapere come vengono spesi poi quei soldi che vengono dati ai partiti. Cioè io credo che il punto sia quello, perché non è fondamentale. Già il fatto che stiamo qui a domandare perché non lo sappiamo mi sembra è questo che è grave. Se non glieli diamo facciamo prima, non siamo lì a vedere come li spendono. Perché i partiti hanno bisogno di così tanti soldi? Ma chi così lo sa? Tanti lo sanno. Un tempo c'erano le strutture, c'erano le sezioni. Infatti, queste cose qua non ci sono più. Come mai i partiti hanno bisogno di tanti soldi? Per le campagne elettorali milionarie, stramilionarie, per andare in televisioni, eccetera, eccetera. Non c'è competizione
elettorale in questo paese. Non c'è, cioè, una regola uguale per soldi, tutti. Sono d'accordo. Andiamo a vedere come vengono eletti i presidenti delle regioni. Poi cambiamo argomento, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Ci senta al telefono però, se no ci abbiamo l'eco. Pronto? Pronto? Tocca a lei, ci senta al telefono però, non alla televisione. Pronto? Prego. Pronto? Dica. Non sentiamo. Pronto? Dica, tocca a lei. Sì, adesso poi dice una cosa, perché deve capire quanto tempo c'è in Italia, che gara dopo soldi, ma l'Italia non va avanti, già deve aspettare fine del mondo così potremo cambiare la storia, però mai queste cose non si può cambiare, perché loro fa gara dopo soldi, non fa qualcosa per andare avanti giovani, per andare avanti uomini bravi. Lei da dove viene? Da dove viene? Io dove vengo? Vengo dalla Romania, però vengo dalla Romania, però tanti sempre io seguo questi programmi, però così non si può avanti, perché tanti diti cercano di rubare, sono diti che ad esempio arrivano a milioni di euro che fa buco, che non sono coordinate, non sono verificate, anche ad esempio di intricarda di finanza dopo due settimane non succede niente. Ecco, non va bene. Si può. Grazie del suo contributo. Ora facciamo una breve interruzione. Nella seconda parte della trasmissione vorrei trattare con voi invece un argomento che non è nazionale, ma quasi, perché parla di Milano, ma ritorna indietro all'epoca Maroni con i finanziamenti che arrivarono per cambiare la questione dei campi nomadi anche a Milano, e si scopre che il Comune di Milano vorrebbe dare 8.000 euro a ogni famiglia rom per far sì che iniziassero un percorso di affitto e di collaborazione col comune per mandare i bimbi a scuola e quant'altro. Questa cosa però fa ovviamente molto discutere, e adesso sentiamo le voci dei protagonisti di questa novità tra poco. Comunque siamo in diretta e parliamo di questi 8.000 euro che dovrebbero arrivare a ogni famiglia rom. C'è un telefono che suona, di chi adesso, sarà? Non lo sappiamo. Al telefono con noi dovrebbe esserci l'assessore Granelli, che è l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, che è stato insomma protagonista, è una scelta di giunta, che ci può spiegare bene che è successo. Assessore, mi sente? Sì, lo sento. Benvenuto, grazie di essere qui con noi. Ci spieghi questa cosa, perché letta così qualcuno potrebbe cadere dal divano mentre ci guarda a casa. Prego. Ma difatti questo è un titolo di un giornalista che non ha capito bene la cosa. Allora, tutti i giornali titolano così, quindi non è uno, sono più di uno in realtà. No, perché hanno letto un titolo. Allora, noi non siamo qui a distribuire contributi per avere la casa. Allora, noi abbiamo un piano che proporremo a discussione della città, dove c'è il superamento dei campi. Noi abbiamo in questa città più di 20 campi, di cui solo una piccola parte autorizzati, ma comunque sono luoghi di degrado per la città e di disagio per chi ci abita. Noi vogliamo una politica degli interventi che superino queste situazioni. Okay. Quello che è stato fatto in questi anni è stato sgomberi, per cui questo si spostava da una parte, poi ritornavano. Tant'è vero che tutti questi campi esistono da almeno 5-10 anni, e quindi l'intervento è stato, abbiamo sprecato risorse di questa città per far fare i giri da un campo all'altro. Sì. Noi questo non lo vogliamo più fare. Vogliamo che quando andiamo a chiudere un campo lo si chiuda in maniera definitiva, e questo bisogna usare due strumenti. Da una parte bisogna mettere in sicurezza l'area e renderla utilizzabile, se è del privato, costringere il privato a metterla in sicurezza, se è del comune metterla subito in utilizzo, e questo è quello che stiamo facendo. L'abbiamo fatto in Sacia, dove c'era stato l'incendio. Lo faremo prossimamente, nei prossimi giorni, in alcune aree che sono in questa città caratterizzata da questi campi, in modo che il campo non sia più rioccupabile.
E nello stesso tempo bisogna che con le famiglie che sono lì, noi abbiamo un intervento di protezione civile di primissima accoglienza molto semplice, dove però con queste famiglie lavorare perché con l'aiuto delle associazioni del terzo settore si trovino le possibilità di inserimento ordinario per queste famiglie. Bene. Non usando chiaramente corsie preferenziali, nel senso che se queste famiglie hanno il diritto di iscriversi alle liste delle case popolari, si iscrivono. Se ci sono altre possibilità nel mercato, accederanno al mercato, si devono andare con perfetto. Terzo settore, e questo lei ci ha spiegato, perfettamente quello che avevate già previsto da campagna elettorale e fin qui esatto. Non ci piove, gliel'ho lasciato dire per bene così anche la gente lo sa, ma grazie. Questi 8.000 euro che sarebbero in realtà i soldi destinati alla questione nomadi già dal piano Maroni e che adesso ritornano sul tavolo della Giunta e in qualche modo verranno utilizzati, da dove vengono? Perché questa notizia? C'è un piano Maroni, il Ministero dell'Interno aveva messo a disposizione della città di Milano 13 milioni di euro vincolati per i Rom, per interventi sui Rom. L'amministrazione precedente ne ha lasciati inutilizzati 5. Noi abbiamo chiesto al prefetto e al governo che questi soldi che sono fermi, bloccati e sono destinati ai Rom dal governo precedente, che sono soldi vincolati, vengono utilizzati per questi interventi di superamento dei campi come ho descritto prima. Ma quindi cosa? Cioè, nel senso, lei ce l'ha spiegato ma non ho capito, perché ci sono 5 milioni di euro da destinare, ma vuol dire che questi 5 milioni di euro vanno a quelli che mettono le grate, vanno alle famiglie, vanno all'affitto delle case? A cosa vanno questi 5 milioni di euro? Questi servono per fare questi interventi. È chiaro che fare un intervento di ma quindi vanno alle famiglie? Questi vanno per fare tutti gli interventi per il processo che ho descritto prima. Sono soldi che vengono distribuiti alle singole famiglie. Quindi non verranno distribuiti alle famiglie? Allora, il problema è questo. Noi se con questi soldi dobbiamo costruire un piano, come del resto era stato fatto in parte in precedenza, però noi dobbiamo farlo con decisione. In precedenza questi soldi erano stati dati dicendo ti do un po' di soldi e te ne torni in Romania. Questo noi non lo facciamo, perché non è questo il modo di distribuire soldi a pioggia. Se c'è un percorso dove per realizzare la prima accoglienza servono delle risorse, per fare percorsi con le associazioni del terzo settore che gestiscono queste situazioni. Mi perdoni. Granelli, usciamo dall'equivoco. I milanesi vogliono sapere se questi soldi vanno brevi mano alle famiglie nomadi oppure no. Allora, questi soldi vengono utilizzati per permettere questi percorsi di accoglienza. Secondo a chi vanno in mano? Alle associazioni? Vengono gestiti con il comune e il terzo settore. Quindi restano in mano al comune che li usa come crede e alle associazioni che li usano come credono? Li usano come credono, li utilizzeranno secondo... Nel progetto, va bene, ma non vanno alle famiglie nomadi? Allora, vengono gestiti secondo questi criteri. Quindi il titolo che c'era su più giornali, allora, come detto, degli 8.000 euro alle famiglie non è corretto. Le spiego, noi fino adesso abbiamo dato, per chiudere alcuni campi, noi prossimamente concluderemo la chiusura del campo di Venovare ed altre, alcune famiglie hanno ricevuto, che sono andate, che hanno aperto contratti del privato, cioè che hanno contratto un affitto, che hanno aperto un mutuo, possono avere un contributo. Questo è previsto, perché questi sono soldi previsti per questo, cioè sono soldi non utilizzati, che non sono soldi del bilancio del Comune di Milano, tant'è vero che sono soldi vincolati da questo e che sono fermi presso la prefettura. C'è una domanda, Assessore, c'è una domanda del consigliere Osnato che è qui con noi, prego. Certo. Ciao Assessore. Osnato conosce bene perché ha gestito queste cose. No, gestito magari no, però ho partecipato. Allora io ho invece partecipato ieri per esempio a una commissione consigliare che ha visitato un campo Rom e dal campo Rom, dagli abitanti del campo Rom abbiamo capito innanzitutto che nessuno conosce la vera situazione dei Rom a Milano in questo momento, perché loro stessi hanno contraddetto chi ci spiegava quante famiglie erano, quanti nuclei erano, quante persone erano, che obbligo scolastico a quale obbligo scolastico adempivano, a quale tipo non so chi di l'ha spiegato
non lo so. Beh, questo è perché evidentemente lei, tu assessore, inutile, facciamo finta di dire, tu assessore, sì, non lo sai perché evidentemente non c'è il controllo dei campi. C'erano delle persone che parlavano a nome di associazioni che evidentemente lavoravano in quel campo. In più, io ho capito una... sono soggetti autonomi, per l'amore del cielo, assessore, io ti ho ascoltato, se posso fare la mia osservazione poi sicuramente avrai modo di rispondermi. Da questa situazione abbiamo capito che alcuni di loro erano stati negli scorsi mesi, dopo l'incendio del campo di Varsavia Sacile, erano stati, che è una zona in zona 4 a Milano, erano stati destinati al via Barzaghi, alcuni hanno accettato, alcuni no. E quelli che non hanno accettato si sentivano più gratificati di quello che hanno accettato, perché quelli che hanno accettato, a sentire loro e i membri di questa associazione, erano ancora parcheggiati in un parcheggio appunto in via Barzaghi, e l'avvicinamento alla autonomia abitativa non c'era stato. Allora io credo che questo sia il grande equivoco. Per sei mesi in campagna elettorale e per un anno e passa da quando governate avete spiegato che gli sgombri erano sbagliati. Io non sono convinto di questo, però avete vinto voi, probabilmente, quindi qualcuno vi ha dato ragione. Bene, se gli sgombri erano sbagliati, l'alternativa qual è? Cioè io anche dalle parole del conduttore adesso non sono ancora riuscito a capire qual è l'alternativa di questo comune agli sgombri. Cioè non si sgombrano, però si chiude il campo, per esempio in questo caso di via Cavriana, via Gatto, e cosa si fa di queste persone? Perché io questo non capisco, non l'ho capito ieri dalla commissione, assessore, non lo capisco adesso dalle tue parole. Guarda, io non ero in commissione, se la commissione quando mi inviterà spiegherò il piano e non c'è nessun problema. Queste persone sono state identificate e denunciate per occupazione abusiva, quindi io l'elenco preciso delle persone che sono lì, che hanno preso una denuncia con notizia di reato per occupazione abusiva, quindi non è vero che non conosciamo chi c'è lì. Poi non so lei con chi ha parlato quando era sul posto, tu so con chi hai parlato, però lì io l'elenco delle persone che sono lì e che hanno avuto il 23 aprile una denuncia per occupazione abusiva inviata alla magistratura lo so. Allora, noi quindi lì queste persone saranno allontanate da quell'area perché non possono stare in quell'area, e quelle che hanno diritto a un percorso ne metteremo a disposizione la protezione civile, come abbiamo fatto in Sacile, per capire con queste persone campo, se ci sono dei percorsi possibili. No, non è un altro campo, perché... È un altro campo, perché se dici che le dai la protezione civile, li metti via Barzaghi, e cosa fai? No, perché non sono campi, come abbiamo fatto con via Sacile. No, queste persone che sono uscite da via Sacile non hanno costituito un campo, sono state seguite dalla protezione civile, e con queste, con alcune, attraverso il terzo settore, sono state inserite in abitazione con percorsi delle associazioni. Mi perdoni, assessore, è chiaro, ho capito. La protezione civile adesso è vuota, quindi Osnato, siccome sa dov'è via Barzaghi 2, può andare a vedere le strutture della protezione civile, ed è vuota perché è stato fatto un buon lavoro. E che la protezione civile sia bravissima. Assessore, che la protezione civile sia bravissima lo so quasi meglio di lei, di te. Detto questo, io credo, ripeto, credo che non dire sono in mano alla protezione civile sia aggirare il problema, perché la protezione civile non costruisce case. Ci fa un campo e vediamo come va. Ho capito, questo è il punto. Ma cosa c'è? Non ci fa il campo, perché non sto aprendo nessun campo. Andremo in via Barzaghi, va bene. Non abbiamo aperto nessun campo. Ho capito, ma come fisicamente vengono alloggiati? In container, in tende, in alloggi di fortuna? Assolutamente no, perché se io faccio tende, container, alloggi di fortuna, ricostruisco il campo. E sto in logica, sono degli stanzoni della protezione civile con dei letti, degli armadietti, dove queste persone sono accolte provvisoriamente in una situazione che non è casa e non è campo, e sono controllate, nel senso che sono in un posto chiuso, non sono all'aperto, in giro, dove si costruiscono quello che vogliono, per capire come con queste fare dei percorsi di inserimento. Alcune di queste persone avevano delle risorse, hanno messo in gioco le loro risorse, altre attraverso l'associazione. Ho capito. E oggi la protezione civile vuota ed è disponibile per accogliere. In questo modo noi chiuderemo realmente i campi, evitando di fare quello che hanno fatto l'amministrazione precedente, dove non ha risolto, perché i campi esistevano prima ed esistono oggi. Assessore, io le chiedo di nuovo, perché in effetti davvero da quello che si legge c'era tutt'altra faccenda, di dire che non è vero che ci saranno questi 8.000 euro di contributo all'affitto o all'acquisto di casa. Lei ha detto addirittura daremo assistenza
assistenza a chi lavora, e questo l'hanno preso sui giornali, cioè prenda provvedimenti, perché altrimenti sono articoli campati per aria dalle sue parole. Esiste la libertà di stampa, però io le ripeto, allora noi abbiamo delle risorse che noi mettiamo, sono risorse vincolate per i Rom. Dall'amministrazione precedente, tra l'altro, e quindi non sono risorse che sono nel bilancio del Comune di Milano, ma sono in prefettura, che servono per fare interventi e progetti di superamento dei campi e per l'inserimento, l'avvio all'inserimento abitativo delle famiglie rom attraverso la collaborazione con le associazioni del terzo settore. Va bene, va bene, ma ridetto la stessa cosa di prima. Va bene, assessore, non mi ha detto che non è vero, però mi perdoni, però se no che stiamo qua a fare? Noi dobbiamo fare chiarezza. Non mi ha detto che non è vero che c'è il contributo all'affitto. Allora se io queste persone le aiuto ad inserirsi nell'abitazione con le associazioni, dentro questo ci stanno l'utilizzo di risorse dedicate ai Rom. Allora le dà le associazioni per dare le case ai Rom. Allora, può essere una soluzione, ma lo dica. No, mi dico che con queste cose noi costruiamo l'accesso all'abitazione, dove le persone mettono i loro soldi, perché devono firmare, se vanno nel mercato firmano un contratto d'affitto, incominciano a pagare il contratto, e su questo noi li inseriamo verso un percorso che definitivamente abbandoni i campi, come è stato fatto da alcune associazioni del privato sociale di Milano. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo capito. Assessore Granelli, grazie della disponibilità. L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, lo ringrazio e lo saluto cordialmente. Pubblicità, poi torniamo a parlare di questo argomento anche con voi da casa tra poco. Povero. Abbiamo parlato con l'assessore Granelli che contestava questo titolo che riportano diversi quotidiani, perché il passaggio sarebbe 8.000 euro alle associazioni affinché corrispondenti a un tot di famiglie, affinché vengano aiutati i Rom, quindi ci sarebbe un passaggio ulteriore con questa logica dei campi gestiti per un periodo dalla Protezione Civile quando si tratta di sgomberare perché le situazioni sono insostenibili. Tradotto quello che ha detto Granelli, se non ho capito male, non è semplicissimo. No, ma è tradotto, ed è tradotto da un progetto che vede partecipe comune e associazioni e cerca di superare i campi, e questa mi sembra che sia un'iniziativa importantissima in questa città, perché quello che avveniva prima erano gli sgomberi che portavano semplicemente le persone a spostarsi e a tornare, a spostarsi magari anche fuori dal Comune di Milano, cosa che, come sento qua, a qualcuno faceva piacere, ma non mi sembra un sistema per risolvere il problema e cercare di gestirlo. Questa invece è un'iniziativa che ha l'obiettivo di trovare soluzioni alternative, e quindi credo che parte innanzitutto da un controllo della legalità di queste persone, e quindi dalla loro possibilità effettiva e reale di restare qua, e questa è la prima fase, e già ne avevano parlato. Soprattutto poi va insieme al monitoraggio delle aree abbandonate, perché anche questa cosa non era mai stata fatta. Noi abbiamo aree dismesse che sono diventate purtroppo poi il luogo in cui queste persone anche creano i loro... Certo. Quindi però un disastro. Da un anno a questa parte sono raddoppiati i nomadi, quindi probabilmente non sono raddoppiati, ma sono prima. Sì. Sono allora, meno male che parte questo progetto. Ma ai 30.000 milanesi e non che sono in lista attesa per le case popolari a Milano, sapere che esiste un piano parallelo che evidentemente risponde ad altri capitoli di spesa, esatto, che non ma toglie alla fine niente, va a dare una casa, cosa gli diciamo a quei 30.000? Ai 30.000 milanesi che aspettano la casa bisogna dare una risposta costruendo le case popolari che in questi 20 anni non si sono costruite, per esempio. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, i milanesi non chiedono solo quello, ma chiedono anche di risolvere la questione dei campi. Esatto. Si parlava di Viale Bacu, del campo... Sì, Bacula, dove ve lo faccio vedere, tra l'altro abbiamo le immagini, perché in questi giorni che è insostenibile, eccetera, eccetera. I cittadini della Bovisa chiedono da anni che vengano risolte queste cose. Quindi il Comune si sta attivando perché venga quantomeno eliminato la logica dello sgombero per fare lo sgombero pubblicitario. Un campo va chiuso, e va chiuso, ma coinvolgendo. Io posso chiedere una cosa? Pongo una domanda, ti faccio solo una domanda. Anch'io no, voglio porti una domanda. Quell'area è delle Poste e delle Ferrovie dello Stato. Che se ne occupano. Ci sono altre aree. Pare che sia dell'Esse Lunga, da quanto dicono i giornali. O adesso una parte. Insomma, ci sono dei soggetti, soggetti privati. Certo. Allora, se un soggetto privato
cade una tegola o altre cose, sì, o comunque arreca danno alla collettività. Sono gli stessi soggetti privati che avevano la Torre Galfa, che però andava bene, okay, che occupati. Non allora, stiamo qui a prenderci in giro. Ci vuole anche un po' di coerenza quando si parla di privato. Questi soggetti privati, allora, la prima cosa che devono fare è mettere in sicurezza ma l'area. Ma cosa vuol dire mettere in sicurezza? Fare una rete intorno, fare un devono mettere in sicurezza perché c'è una situazione di degrado totale. Sì. I signori che stanno astendendo perché l'area venga valorizzata non possono attendere di valorizzare l'area a spese della collettività. Vuol dire non lasciarla così. No, vuol dire, vuol dire che guadagnerà. Prendiamo atto che la federazione della sinistra è per recintare Milano. Benissimo, a me può andare bene. Non è che sono io che ho fatto, peace and love per tutta la vita. Non ho detto, questo, io voglio capire questo. Perché tu che fai parte della maggioranza non chiedi ai tuoi rappresentanti in comune che portino una bella delibera, un bel documento per l'emergenza Rom. Perché fanno tutto nel chiuso della giunta? Devono smettere di parlare di partecipazione e fare le acquisizioni delle partecipazioni societarie in giunta, il piano Rom in giunta, guarda, i bilanci segreti in giunta. Come sei tu bene, sei io, in maggioranza, giunta, caro. Ci questo, no, la partecipazione si fa coi fatti, non noi come siamo parole. Noi siamo in maggioranza e sosteniamo la politica dell'amministrazione comunale che dice dobbiamo eliminare venite l'emergenza in aula dei campi a spiegarcele. Dobbiamo eliminare dopo la telefonata la telefonata dell'assessore dovresti essere il primo a chiedere che ci spieghino chiaramente in l'assessore aula. Farà bene a spiegare come ha detto che spiegherà a chi alla città ma venga in aula al presidente del consiglio comunale che è un tuo uomo l'obbliga a venire in aula come lo sai tu che sei consigliere comunale attendo anch'io di sentire il suo piano. Perdonatemi perché sennò sembra di stare al consiglio comunale. Ma no, mettiamo mi dispiace prendere parole colui che non sia scusate, no, io voglio capire se c'è una persona, Mario Rossi che ha un fazzoletto di terra da qualche parte lo deve recintare e sopra questo fazzoletto di terra insiste un tot di tende, camper ok, che deve fare questo poveraccio? Deve fare in modo che secondo quell'area voi? Allora l'area viene sgomberata o comunque dal comune messa in sicurezza se questo è il problema ma non è il primo problema è messa in sicurezza perché si possono far male ma non è questo. Noi avevamo un esempio, c'era cioè, la cascina a Casa deve Nuova. Spendere dei soldi propri per recintare il terreno l'area. È suo o di chi è? È del comune? Suo, deve fare in modo che non sia pericoloso ma soprattutto lo deve utilizzare, si mette lì un fucile e lo presidia. No scusate, no, ma stiamo parlando di grandi aree. Dai, tu sai benissimo, ci sono palazzi interi di degrado attese perché la speculazione edilizia vuole allora, che rimangano così. Dire. È finita la pacchia, capito? No, ma non è solo questo. Avete il comune, decidete, avete fatto un PGT, decidete assolutamente cosa fare. Vediamo quanto è il degrado. Vado da questa parte. Pagliarini, c'è capito qualcosa? Perché vedete che questa storia è complessa. Va bene. Se si vuole stringere, noi non viviamo nella Repubblica Italiana, noi viviamo nella Repubblica Sovietica Italiana, questo deve essere ben chiaro a tutti. Tanto per dire, io ho un amico che ha un palazzo intero che è occupato abusivamente da 20 anni e gli dicono abbia pazienza, lui pagava l'ICI, il suo palazzo era occupato abusivamente e non poteva fare niente. Questo per capirci, insomma. No, è paradossale, è Milano. Quel tipo di quindi, però se vogliamo, io dal discorso dell'assessore proprio mi sono segnato due. Uno è prefettura. I prefetti vanno eliminati, come chiedeva già Einaudi. La responsabilità dell'ordine pubblico deve essere del sindaco. Non di qualcuno che mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, però questo veramente la responsabilità dell'ordine pubblico per me deve essere il sindaco. È chiaro che se oggi Pisapia e prima la Moratti diceva è il prefetto, però se invece fosse sua la responsabilità sarebbe un bel passo verso. Poi l'altra frase che ho sostenuto era occupazioni abusive. Signori, non c'è a Milano, ma in tutta Italia, il concetto del rispetto della legge. Se posso fare, quando ero assessore al demanio, in via Dogana, che piazza del Duomo, no? Certo. C'era proprio un appartamento di 3 locali, proprietà il comune, e serviva al comune per un ufficio, che era occupato abusivamente. Pagliarini, assessore al demanio, non riusciva a liberarlo, non riusciva perché le regole sono tali per cui quando va lì l'ordine della polizia, gli avvisano prima, si fanno trovare lì con i bambini non riesce a liberarli. Attenzione, ma per dire la cultura del sistema paese, quegli occupanti abusivi mi ha mandato una lettera. Caro Pagliarini, questo appartamento occupato abusivamente in via Dogana,
non è adeguato. Ecco l'elenco dei lavori che dovrebbe fare. Nell'elenco dei lavori va c'era bene. La vasca Iacuzzi, aperta parentesi, questa però ce la paghiamo noi. Questa è l'Italia, questa è Milano, questa è la Repubblica Sovietica Italiana. Sì, gli avrei preso a calci nel culo per dire un eufemismo, piano, va bene, pronto. Se vuole la Iacuzzi. Pronto, chi c'è in linea? Tocca a lei, benvenuta. Sì, pronto, parlo io, ok. Finalmente, io volevo solo dire una cosa, che secondo me non c'è destra, non c'è sinistra, fanno tutti schifo. Bene. Io ho 38 anni, stamattina sono andata a lavorare un'ora e mezza e mi sono venuta a casa. Perché? Perché? Perché il contratto era così, un'ora e mezza lavori, massimo che fai 15 ore. Lavorative. Poi questi 8.000 euro da dare ai rom è giusto così, perché almeno si vedono le persone che ci sono in Italia. Posso chiedere che cosa, chi ha votato nelle ultime due tornate elettorali? Signora, lei chi ha votato? Brava, ecco perché è ridotta così, è ridotta così, tu sei precaria perché non sei mai andata a votare, capito? Vabbè, dai, adesso non andiamo a votare e poi replichi. La Lega Lombarda ha fatto vedere quello che era, però... Ah, ecco che ho capito da chi è votato. Va bene. La Lega Lombarda. Al popolo. Grazie della telefonata. Pubblicità, torniamo tra poco. Da sabato 7 luglio al 31 agosto, da Magistroni Abbigliamento, saldi fino al 50%. Domenica 8 aperto. Magistroni, Corbetta, strada statale 11, Milano Novara. San Carlo presenta Dixie, con gli scatenati fratelli Mais e un olandese un po' fuso in un gusto ancora più ricco che si scioglie in bocca. Dixie, Flash, Cross, Virtual, Rodeo. San Carlo, con lo sport per dare più gusto alla vita. Pianeta Casa arreda il tuo spazio con la qualità di tutte le migliori marche del mercato. Un esempio: cucina a soli 49,50 € al mese. Numero verde 897 42 80. San Giuliano Milanese, via Pavia 21, angolo via della Liberazione. Sul web pianetacasasrl.it. La Technostars Formichetti da oltre 40 anni opera in Lombardia e in tutta Italia nel campo delle telecomunicazioni per l'installazione di impianti TV digitali, terrestri e satellitari. Garantisce sopralluoghi e preventivi gratuiti. Realizza collegamenti con cavi in fibra ottica nelle tubazioni esistenti e installa impianti terrestri e satellitari dedicati per portare il mondo televisivo e di internet in tutte le case. Risolve problemi di ricezione per il telefono cellulare. Offre contratti di manutenzione con garanzia decennale agli impianti e certificazione di conformità. Technostars di Formichetti. Tecnologia e professionalità al vostro servizio. Amici, da 12 anni Griglia di Partenza vi tiene compagnia ogni settimana per parlare di motori, Formula 1, MotoGP, Superbike e tutto quello che ha un motore. Ogni giovedì sera 20:30 in diretta su Telenova per la Lombardia, Telesubalpina per il Piemonte e Sky 830. Parliamo della vostra passione, non mancate. Vediamo. Il consiglio per una buona lettura è questo: sono i Vangeli di Benedetto XVI. Ovviamente si tratta in realtà dei pensieri e degli appunti che Benedetto XVI prende quando legge l'uno o l'altro brano. Sono molto freschi, dei begli estratti del suo pensiero. Ve lo consiglio, ne dico, l'edizione San Paolo per 13 euro, il Vangelo di Benedetto. Signori, stiamo parlando degli 8.000 euro che abbiamo detto non va alla famiglia Rom, andrebbe all'associazione che poi va a curare. Fatto sta, si cerca di risolvere il problema Rom annoso dalle parti di Milano, e che però una promessa sicura e certa c'è, è quella che, secondo l'assessore Granelli, citato dai giornali, ora vedremo perché non piaceva quello che c'era scritto sui giornali, si arriverebbe a fine mandato con solo due campi regolari e tutti gli altri verrebbero invece sistemati, smantellati, tolti, sistemati, quello che è. Questo sarebbe è l'obiettivo di questa amministrazione. Telefonata, pronto? Pronto, chi c'è in linea? Tocca a lei. Pronto, tocca a me? Tocca a lei, chi parla?
Ciao, io sono Pina di San Colombano. Pina, come va? Benissimo, intanto ti faccio i complimenti per la trasmissione. Bene Pina, sei grazie. Bravissimo. Guarda, non sono d'accordo con l'intervento dell'assessore Granelli, perché in Italia ci sono tanti, tanti altri problemi. D'accordo o dare aiuto anche questi Ron, per carità, perché sono delle persone come noi. Però ragazzi, noi abbiamo una piccola impresa e paghiamo tante di quelle tasse che tu non hai un'idea. E siamo troppo tassati, non si può più andare avanti a lavorare così. E dicevo ai sindaci, quelli da adesso, il sindaco di Milano, il primo, il secondo e il primo che ci ha detto, guarda, secondo me farebbero bene a guardarsi in faccia tutti e due, perché non valgono niente sia l'uno che l'altro. Va e bene, poi, grazie. Aspetta, voglio riferirmi a quello che ha detto, come mai la signora è precaria e non va a votare. Io ti garantisco, ho sempre votato, ma ti giuro che d'ora in avanti non voteremo più, perché i voti non servono a niente, tanto è tutta la rovaglia, tutta il governo, ai comuni e tutto il resto. Basta che siano bene loro e di noi pregano proprio. Cari ragazzi, siete tutti belli a vedervi lì, carini, noi abbiamo i frighi mica vuoti. Noi abbiamo i frighi vuoti, è una vergogna. Posso dire? Grazie, grazie, un abbraccio, principe. No, signora, lei... ha ragione ad essere esasperata. Lei è esasperata come siamo esasperati tutti, perché c'è una tassazione che è iniqua, ma è iniqua. Questo bisogna capire. Non è che la tassazione viene fatta in un certo modo così. Lei è tassata come me, come altri cittadini, e c'è chi non è tassato nell'ugual misura. È chiaro il concetto? Allora, vuole un'alternativa o preferisce che il sistema rimanga così? Anche se lei non va a votare, sempre le tasse le avrà sempre di più. Quindi o si mette dentro un percorso per cui ci vuole un'alternativa di sistema e magari forse cambiamo le adesso, cose. Adesso faccio dire a tutti che Pagliarini è impazzito, gli do un suggerimento alla signora. Vai. Cioè, se viene fuori che Grillo dice ai suoi, mi raccomando, per favore, voi l'ordine è sbagliate tutto, voi non dovete voi dovete sbagliare tutto. Se lo quelli di Grillo facendo. Sbagliano tutto, non faranno mai peggio di Berlusconi e di Prodi. Quindi, signora, voti per Grillo, perché male che vada non cambia niente. Pagliarini. No, dai, fare peggio di Prodi e di Berlusconi non è possibile. Povero Pizzarotti pensa di creare la giunta con i curriculum. È rimasto a Berlusconi. Soprattutto con i veti. E ancora non ha formato la sua giunta. Ho capito, ma non fa peggio di quelli di prima. 800 milioni. Ma non fa peggio di quello di prima, no? No, cambiare qualcosa è ovviamente l'unica soluzione. Io volevo aggiungere però, attenzione, che quando si parla di risolvere il problema Rom, possono stare antipatici o simpatici i Rom, ma il più delle volte si va a risolvere il problema di tutti quelli che ci abitano intorno, che certo. Sono invece italiani per la buona parte, o comunque cittadini milanesi che si trovano sotto casa spesso una zozzeria piuttosto che bambini in situazioni vergognose, insomma questo è il punto anche, quindi si fa un mutuo servizio. Altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Tocca a lei, chi parla? Sono Francesco da Pavia. Francesco, come va a Pavia oggi? Caldo becco. Caldo, siamo in estate, quindi Almeno quella non è cambiata. Forza Francesco. Insomma, un po' niente, io volevo dire solo sugli 8.000, visto che in questi giorni si parla tanto di 4 milioni di euro per l'ultimo taglio che deve fare il ministro Monti. Giusto? Ecco, noi siamo amministrati da tutta gente indagata. Ecco, e la gente indagata fa le leggi contro di noi. Ecco, questo. Mi dica un onorevole, un ministro che non è indagato su qualcosa. Beh, insomma, mica tutti, non dai. Non è così, però. A destra, a sinistra, dal centro all'estremo destra, all'estremo sinistra, dappertutto. Tutti indagati. Ma Pavia non avete mica il sindaco che vuole formattare il PDL? Sì.
che è uno, simpaticissimo. Cioè lui non ha indagato, che io sappia. Io lavoravo in un'amministrazione pubblica, se sbagliavo venivo, come si dice, sospeso e come si dice, non potevo più fare domande nell'amministrazione pubblica. Ecco, questo... Un ministro che fa ruba, che fa di tutto, deve andare a casa subito. Può essere eletto ancora ministro magari da un grado superiore. E come no, grazie Francesco. A Pavia così hanno il formattatore, è vero? Sì, no, che è simpatico e non mi risulta che sia indagato. Assolutamente no. Pagliarini ci aiuta un po' con la memoria storica, perché Milano ce l'ha sempre avuto il problema dei campi nomadi. Poi ognuno si è fatto bello di una soluzione geniale rispetto al precedente, ma in pratica siamo sempre lì. In pratica siamo sempre lì. O sbaglio? No, purtroppo non si vedono le soluzioni. Si fa, cioè, come Granelli ha fatto tanti bei discorsi, ci ho capito un po' poco, se devo essere sincero, no? Però sì, si comincia, però non viene fuori. Adesso non è che io voglio l'uomo forte, però il sindaco, sia esso la Moratti, Pisapia, uguale, se è lui il responsabile, poi dopo, quando ci sono le elezioni, risponde di quello che fa, quindi la soluzione dovrebbe essere meno chiacchiere. Io non sono d'accordo che al sindaco non sia cambiato niente. Io posso essere d'accordo sul fatto che non si risolve il problema in via generale. Per chi amministra Milano, l'aver fatto per un diverso numero di anni gli sgombri ha consentito che sotto il cavalcavia della Bacula non ci fossero stati per anni i Rom, che sulla via Percusago non ci fossero stati per anni i Rom, che in alcune zone di Guarda non ci fossero stati per anni i Rom, che andavano fuori da Milano. Non abbiamo risolto. Io amministro Milano, se tutti facessero come il Comune di Milano, probabilmente pian pianino tornerebbero in Romania o da dove sono venuti. Detto questo, se io sono un cittadino di Milano, posso osservare che 2 anni fa i Rom a Milano erano X numero, adesso sono perlomeno triplicati, questo lo dice la questura stessa. Se iniziamo la cosa delle cifre, in realtà, guarda, signori, io quello che spiace è che al di là che non sia stato trovato un sistema per risolvere o un'integrazione per tutti, non è neanche stata trovata, come dire, una linea di pensiero che possa essere in piccola parte mutuata da una giunta all'altra. Questo già sarebbe sta tentando una strada alternativa. No, ma perché è stato detto quello di prima non va bene, lo buttiamo nel però già quello di prima, quello che dico io, dopo un anno si diceva che i campi erano da superare, perché da progetti europei di altri paesi, perché non è che siamo l'unico paese che ha il problema dei Rom, quindi bastava guardarsi intorno e già tutti gli altri dicevano che i campi andavano superati perché non era più un modello attuabile, perché creava degrado. Quindi a questo non si è mai dato ascolto. L'abbiamo questa chiuso giunta noi campi. Tribognano l'abbiamo chiuso ad ascoltare. No, l'abbiamo chiuso a Tribognano. Non cacciando la gente, signori, ma trovando soluzioni alternative. Abbiamo fatto il tempo, ma questa questione farà ancora discutere, perché è solo, come dire, l'apertura del denaro che viene stato sbloccato. Adesso poi ci sarà il proseguio e arriveranno le risposte. Ringrazio e saluto Osnato, Pagliarini, De Marchi e Principe. Grazie signori di essere rimasti qui con noi. Vi ricordo che questa puntata la ritrovate su telenova.it, dove trovate tutte le nostre informazioni, potete scriverci, telefonarci, quello che volete. Canale 664. Basta, ho finito. Buona giornata. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.